Il regno di Dio continua a crescere in te. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo anche oggi e leggiamo Luca 13, 18, 21. Diceva dunque: a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido tra i suoi rami. E disse ancora: a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Amen. Carissimi, oggi abbiamo ricevuto 4 versetti che hanno la capacità di entrare nella nostra vita quotidiana e produrre grandissimo frutto. Qual è il frutto? Gesù sta spiegando ai discepoli, alle folle, a coloro che lo seguivano, che cos'è il regno di Dio attraverso similitudini. Anche noi oggi dovremmo usare similitudini per far comprendere agli altri, ma anche per noi stessi, per intendere di che cosa si tratta. La meraviglia, la bellezza del regno di Dio. Cioè, anche il cammino stesso nostro di fede, come lo possiamo paragonare? Dice Gesù: è simile a un granello di senape. Noi oggi, nella nostra cultura, non abbiamo grandi conoscenze, esperienze personali del granello di senape. È un piccolissimo seme, un chicco così piccolo, davvero, che si perde nel palmo della mano, e Gesù prende questo esempio, perché comunque i suoi uditori, ascoltatori, conoscevano, avevano esperienza del granello di senape, e dice: il regno di Dio, il regno dei cieli è così. All'inizio è davvero piccolo. La predicazione di Gesù all'inizio sembrava piccola. Sembrava che fosse destinata a finire, anche dopo la morte, perché Gesù aveva annunciato il regno e poi, crocifisso, morto, tutto sarebbe finito. Ma non è così. Ecco la speranza che oggi viene donata da questa pagina del Vangelo. Quante volte noi abbiamo intrapreso, abbiamo desiderato camminare al fianco della parola, al fianco di Gesù. Abbiamo creduto che in Lui troviamo la vita vera. La vita è vera, come entrarci in estate in Lui. E qui Gesù sta dicendo: tutto inizia in un modo davvero piccolo. E questa piccolezza quasi sembra essere un ostacolo al crescere, al divenire grande. Così come la predicazione di Gesù stesso e degli apostoli. Ma questo granello viene gettato nel giardino e nel tempo crebbe e divenne un albero talmente grande da fare spazio e da fare permettere di fare il nido agli uccelli tra i suoi rami. È uno sconvolgimento. Ci sono situazioni nella nostra vita che spesso ci ostacolano, ci opprimono, vengono a soffocare, noi lo sentiamo, la nostra fiducia in Dio, la nostra fiducia in Gesù Cristo. Gesù oggi ci dice: vai avanti. Continua a non temere, abbi pazienza, invoca lo Spirito Santo per essere perseverante e costante in questa via, perché anche se piccolo, il regno dei cieli
il regno di Dio crescerà in te, nel tuo cuore, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo lavoro. E la stessa cosa riguarda la seconda parabola. È simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Il regno di Dio è una potenza. Potenza perché è capace di trasformare il lievito con la farina in qualcosa di totalmente nuovo, perché viene lievitata. Quante volte nella nostra vita facciamo questa esperienza, ci sentiamo bloccati, ci sentiamo fermi. Sembra che tante situazioni che stiamo vivendo, abbiamo vissuto, stiano cambiando la nostra vita e bloccando la fede. Ecco cosa oggi dobbiamo fare. Invocare lo Spirito Santo, che ci apre gli occhi, che ci fa vedere il futuro. Lo Spirito Santo è uno spirito profetico e ti fa camminare nel deserto di oggi per arrivare alla terra promessa di domani. Amen. Quindi chiedi allo Spirito Santo che sia la tua forza. Gesù ha detto: me ne andrò da voi perché altrimenti non verrà a voi il Consolatore. Oggi io ho bisogno del Consolatore, colui che mi apre gli occhi e dice: Luca, non fermarti. Luca, va avanti. Continua per questa strada e sarai benedetto. Questo è il regno di Dio. Spirito Santo, vogliamo invocarti in questo giorno. Ti voglio invocare nella mia vita, Spirito Santo. Aprimi gli occhi. Donami la costanza nella fede, nell'ascolto della parola, nella proclamazione che Gesù è il mio Signore, che Gesù mi guida, che Gesù è il mio buon pastore. Spirito Santo, fa che io possa vedere giorno dopo giorno che il tuo regno cresce nella mia vita, il tuo regno si manifesta, perché io ho bisogno di te e di sperimentare i frutti del tuo regno, che sono amore, pace, gioia e tante benedizioni che hai preparato per me e per la mia famiglia. A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan di oggi: il regno di Dio continua a crescere in te. Persevera, sii costante nella preghiera e coi tuoi occhi lo vedrai. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre, le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!